Tutto Cuoio riparte per questa nuovissima stagione 2010-2011. Parte con un nuovo presidente, Andrea Adolfi, importante industriale conciario appunto del compensato del Cuoio, arriva alla massima carica nero-verde, soprattutto sei sempre stato vicino ai colori nero-verdi e sì. Dopo tutto questo il Consiglio ti ha eletto all'unanimità. Sì, è vero, mi hanno eletto, provo la prima volta, è 3 anni che sono nel Consiglio, con Tacconi, con Ciampalini, con mio fratello e ora come presidente speriamo di far bene come gli altri 2 anni passati, guardiamo cosa possiamo fare. L'importante, come diceva Arvini, è stare insieme, fare gruppo e divertirsi e cercare di salvarsi, questo è il nostro pensiero. La società quest'anno il massimo obiettivo, o meglio, l'obiettivo sarà il mantenimento della categoria, certo. Quindi anche perché ti scontrerai con squadre con budget molto importanti, la Serie D, ricordiamolo, è il campionato di Serie A dei dilettanti. È vero, però noi non ci scordiamo a Pontegola, questa frazione da dove vieni, che eravamo 3 anni fa e dove siamo oggi, per cui il nostro obiettivo, che siamo sicuri di esserlo, di farlo, speriamo di farlo bene e salvarsi, fare un bellissimo campionato, non vincere come abbiamo fatto negli ultimi 3 o 4 anni, non aspettarsi, ma per noi rimanere a metà campionato sarebbe una cosa fantastica, sapendo che siamo di tutto cuoio per quello che abbiamo fatto. Io mi aspetto di più, mi aspetto, poi guardiamo, andiamo avanti e arriviamo a dicembre, gennaio, dopo tiriamo le nostre conseguenze, però siamo contenti. Una parola a tutti i tifosi neroverdi, quindi insomma. Venite tutti, perché l'obiettivo è questo, è per Pontegola, per tutto Cuoio, speriamo che ci seguino, speriamo che vengano, perché noi ci abbiamo messo tutto, di più no.